Allora, bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel. Pensate, siamo arrivati alla puntata numero 10. Assolutamente un grande traguardo quello di oggi, perché ospitiamo tre artisti internazionali, come abbiamo fatto anche in passato, e siamo davvero orgogliosi di averli con noi. E allora subito a salutare la mia amica di sempre, Agnese Mandetta, ben trovata. Ciao a tutti, benvenuti. E poi saluto la Chris Jordan, ben trovata. Hello, how are you? It's lovely to be here. Welcome, bene. Chris. Eve Austin, Eve. Ciao Eve. Ciao, hello, nice to meet everybody. E ancora Carlos Douglas Jr., ben trovato. Hello, hello, thanks for having me, pleasure to be here. Come vedete, welcome. Sono assolutamente molto molto entusiasta davvero di ospitarli oggi in questa puntata, questi tre artisti, perché trasmettono un'energia incredibile, anche se siamo a distanza sembra di averli vicino. E allora vado subito a presentare la Chris Jordan con il suo short film January the 14th. Prego Agnese. January the 14th. January the 14th, che è la regista di questo film, ma lo ha anche scritto e prodotto. Allora, parliamo subito di questo film, La Chris. La Chris, can you tell us about your film, please? Yes, my film is inspired by true events, and it's about a woman who is experiencing some changes in her life following a traffic stop by a police officer. She's, you know, celebrating her anniversary with her husband. So a lot of things change once that stop occurs. And in the film, see her processing all of the things that happened that day and how she's coping now. And so the story came from a personal experience of mine. You know, my mother passed away some years ago, and I was processing grief as well as my father was. And I was studying him and really trying to understand how we get through the most difficult parts of our life. So the film came from that space. It came from the space of really understanding what happens when you lose someone you love, and how do you process that? And I didn't want to make this a political film. I really wanted to talk about the feelings behind what happens when you experience loss of this sort. So one of the things that we appreciate about what's been happening is the response to the film throughout the whole year. As you're aware, 2020 was very, very challenging across the world, with George Floyd and Breonna Taylor and with the pandemic. It was incredible. And when we made the film, we had no idea what the world was going to look like the following year. So I feel like, you know, spirit was pushing and moving us to do something pretty different here. And I can't say that I'm happy about what happened in 2020, but I definitely can say that it grounded us and it opened up the conversation for more things. And I think the film was instrumental in doing that too. Ok, thank you. Dunque Gianni, la nostra La Chris ci ha spiegato che appunto il suo film è basato su eventi reali e lei quello che voleva appunto descrivere in questo film, dove una donna ricorda la persona che insomma ama e che ha perduto a seguito di una serie di circostanze che purtroppo erano molto frequenti in America. Dunque, lei non voleva creare un film politico, bensì voleva parlare del processo del lutto,
del questo sentimento di avere perso qualcuno che ami e quindi tutto quello che c'è dietro al fatto di processare il fatto che una persona non c'è più, una persona a te cara non c'è più. E lei ha avuto l'ispirazione per questa cosa grazie a questa esperienza purtroppo vissuta anche da lei di avere perso la madre ancora giovane, di aver osservato suo padre che processava appunto questo sentimento di perdita e quindi insomma questo l'ha ispirata anche a scrivere, a produrre, a dirigere il cortometraggio. Ecco. E quindi ci dice la Cris che l'anno 2020 è stato un anno molto difficile per tutti noi e che lei non sapeva cosa avrebbe portato, insomma, questo film, quali sarebbero stati i risultati di questo film, però grazie agli eventi che sono accaduti questo film è stato strumentale nel comunque aprire una serie di conversazioni che prima magari erano chiuse per tante persone della nostra società. Vediamo se riesce a capire quello che le dico. La Cris, congratulations for your t-shirt in the set of Make Movie. Thank you so much. I really appreciate that. And I really appreciate being here and being able to talk about the film with my fellow filmmakers here today. It's really, really exciting. And, okay. You know, thank you so much. Ci ringrazia tanto, Gianni. No, perché durante il film lei ha indossato la maglietta del Padrino, girato, capito? Sì, perché nel backstage ho visto un po' di foto. Io naturalmente amo, ecco, guardare i nostri amici artisti anche girare i loro film, insomma, sapere come si muovono è importantissimo, perché poi anche quello è importante, non solo il film che vediamo, ma anche il dietro le quinte, quindi il backstage. Certo, backstage is always important. You learn so much from it. Yeah. Molto bene. Allora adesso Yves ci parlerà di Lola Does Manhattan, Lola Does Dating. Well, yes. Would you like to ask me a question, Agnes? Yes, it's about your short. Yes. What is it about and what's your message? All right, so the short is about, and you saw a particular version of it. What the story is about, and this will be created into a television program now. Congratulations. But, thank you. It hasn't happened yet, but we're making it happen. At any rate, Lola Does Manhattan is about a woman who is middle-aged. We're hoping to get 40% of the universe, which is baby boomers. Yeah. Mm-hmm. Basically, she moves out of her life from suburbia and moves into Manhattan. Mm-hmm. And what she wants is adventure and a new life. It's a very frightening thing to do this on your own. And what she finds, and the main thrust, the main idea, is that she finds herself through her inner self. And to me, it's a love letter to a lot of the women that married very young, had children, their husbands went on to, you know, play and drink and do whatever, and the women are home. And, you know, today it's a little different because they work. However, their whole life, they didn't even know how to do a checkbook, you know? And they realize at a certain point that they're not very happy, and many women will stay where they are. And some brave ones that want to have a life get up and do something about it, which is very difficult. But the main idea is that we listen to our inner self, and our inner self, whether you're a man or a woman, we all have it, our intuition. And in Lola's case, she learns to listen to it, but the intuition has another name. Her name is Heidi. She lives inside of Lola. And when Lola gets to Manhattan, all of a sudden she's like desperate to try to figure out her life. And Heidi pops out. So you see Heidi and Lola having this interchange.
and people that, let's say you're watching as an audience, you see Lola and Heidi together. But if you and I are in a room, you never see Heidi. So it looks like many times, you know, that I'm talking to myself, because I am in the movie, so that it looks like I'm talking to myself. But really what I'm doing is learning my lessons in life from Heidi. And that is, we all have the ability to do that. We all have that inner self. We rarely listen to it. And when we start to listen to it, life really changes. And the idea of the piece is that she goes through adventures. It is a comedy. So that she goes through adventures to grow herself, to become one. And hopefully during the series, you know, she starts to know her. They start doing these adventures. And eventually she becomes one with her inner self, at which point... Okay. She's as happy as she could be. Anyway, very long explanation. Sorry about that. But a very nice one. Thank you. Gianni, dunque, ci dice la nostra Eve che Lola Does Manhattan e Lola Does Dating sono solo l'inizio di quella che diventerà poi una serie televisiva, per la quale abbiamo congratulato Eve, e praticamente è la storia di una donna che viveva nei quartieri residenziali fuori New York e che a seguito di una serie di circostanze si ritrova da sola e quindi si trasferisce a Manhattan. E praticamente comincia una nuova vita e lei appunto la sua il suo messaggio è per quelle donne che di una generazione passata, insomma, nelle quali hanno vissuto la loro vita come moglie di. E quindi mentre i loro mariti erano furi ad avere la vita sociale, lavorativa, eccetera, queste donne rimanevano a casa, quindi potrebbero essere le nostre mamme, Gianni, praticamente. Vero. Rimanevano a casa, crescevano i figli e avevano poca esperienza del mondo lavorativo, del mondo sociale. E quindi poi alla fine si ritrovano che non sono felici, i figli sono cresciuti, sono fuori, e le donne più coraggiose vanno avanti e quindi scelgono di vivere da sole piuttosto che infelici con il marito, come nel caso di Eva, mentre invece altre restano. E quindi Eve Does This and That è appunto la storia di questa donna che ha queste molte avventure, ma sono delle avventure di un viaggio di scoperta interiore. E quindi lei ci parla molto dell'intuizione, del fatto che ognuno di noi ha una intuizione, una saggezza interiore che nel caso di Lola si manifesta come un alter ego. Questo alter ego si chiama Heidi e quindi lei ha queste conversazioni filosofiche con Heidi e quindi impara le sue lezioni di vita da lei. E la serie, insomma, andrà avanti fino a che praticamente Lola e Heidi torneranno ad essere una sola cosa e quindi Eve diventerà, insomma, la persona felice che può essere. Ecco, la potenzialità della felicità della sua vita avrà raggiunto il massimo. Eve, sa suonare il sassofono? Eve, do you play the saxophone? No, that was one of my dates. Okay. And all the dates seem to have a problem. Yeah. Okay, dice no, quello era uno degli appuntamenti che lei ebbe, diciamo, uno degli spasimanti. Sì, infatti, però era anche la battuta, no? Visto che, insomma, sempre nel dietro le quinte ho visto anche delle foto e okay. Mi faceva piacere, ecco, parlare con i nostri ospiti okay. Anche e fare qualche mm-hmm. battuta. Bene, okay. Allora, congratulations anche a Eve. E adesso passiamo a Carlos. Carlos, your film, il titolo è Kenya Symphony. Insomma, parliamo di questo cortometraggio di animazione, molto molto simpatico. Tell us about your short film, Carlos. For sure. So the title of the film is Kenya Symphony, and it is a short animated film. And our main character is a young 5-year-old African-American girl, and she goes to a symphony performance with her mother for the first time. Yeah, yeah. Kenya does not want to be there. Kenya is
a young girl with a lot of energy and a lot of attitude. And rather than listening to the performance of the musicians on stage, she pulls out a straw and begins to blow spitballs into the audience and creates a whole kind of chaos and ruckus. But by the end of the concert, she has an epiphany moment and she discovers her passion for music that's hidden underneath, and it's against all the odds. You would never expect a young girl to be entertained by classical music. And this, in this film, I wanted to highlight that if you give certain things a try, like if you're a little bit unfamiliar with your environment or with a potential experience, you just have to give it a try. You have to really, you have to think about the possibility that you may end up enjoying this. And you can discover that at pretty much any age, 5 years old, 60 years old. And it was loosely based off of an experience that I observed. I used to work at the Chicago Symphony Orchestra as an usher. And I used to be in the back of the auditorium and make sure I let people in and out of the doors and just observe everything inside of the auditorium. And one time, a mother and daughter came into the symphony hall. And it's very uncommon to see someone under the age of 8 inside the concert hall and to listen to one of these 2 hour long performances. It's very uncommon because they have Have a lot of energy. Yeah. Yeah. They have a lot of energy. They don't want to just sit down and be quiet for 2 hours. So that's a lot to ask for a young audience member. And in that concert, I saw that this little girl, she was not paying attention. She was running up and down the aisles, bothering the people that were alongside her as well, the other patrons of the orchestra. And it was a lot to take in, but I figured that might be a really good story to tell. And I think one that's pretty relevant to this point in time, especially with our young character being a Black character in animation. And also, this is a story that I want to tell because classical music and music of that genre, a lot of times doesn't seem as accessible to audiences that are outside of upper class and the majority. And I wanted to make sure that the main character, she seemed out of place at first. Like, this is something that from her perspective, she would never find entertainment in this. And by the end, through the exchange of events and through her having a soul searching moment during the middle of the film, I wanted to make sure that this is an important story that's being told and being heard. And it's told as a silent film. There's no dialogue. It's all told through pantomime, through music, and through art direction. And I am so glad that the message of the film is being heard by audiences, both young and old. It appeals to younger children, but it also appeals to adults as well. And I am just glad that it's been such a phenomenon. And I really am happy that I was able to make this film while I was in school. I was in college when I created the film with no budget. And so I think it's speaking for itself, which is really good. People are starting to see the importance of music in a young person's life. And that's all I wanted to tell with this film. Thank you so much. Dunque Gianni, Carlos ci parla appunto del suo corto, è un cartone animato dove appunto si vede questa giovane bambina di colore che va con la madre a vedere il concerto sinfonico e ovviamente come tutti i bambini ha tanta energia e quindi lei non vuole essere lì. E quindi comincia a dare fastidio praticamente, insomma, con una cannuccia comincia a tirare palline di carta alle persone, insomma, comincia a dare un po' di fastidio, fino a che nel corso della sinfonia lei si rende conto che sta realmente recependo questa musica, sta ricevendo questa musica dentro e quindi si rende conto a questo momento di realizzazione, questa epifania nella quale appunto lei capisce di avere una passione anche lei per la musica classica, quindi comincia a germogliare in lei il desiderio di ascoltare questa bella musica.
musica classica. E quello che ci spiegava Carlos è che il suo punto di vista andava ancora più in profondità, nel senso che non solo questo cortometraggio che non ha dialogo, quindi può essere capito da tutti in tutto il mondo, perché è tutto, diciamo, mostrato per pantomima, quindi è molto, molto facilmente recepibile. Quello che è stato il twist che ha applicato Carlos, e che secondo me è molto contemporaneo, è stato il fatto che generalmente la comunità afroamericana non è una comunità che, diciamo, viene considerata come che fruisce della musica classica. Right, Carlos? I mean, Afro-Americans usually don't go to the symphony, or, you know, middle-class people. In your case, Afro-American, but middle-class people, they don't go to, you know, to the opera, like something us Italians. I worked there for a year and I didn't see very many people that were like me. Ok, quindi lui ci dice che ha lavorato in una orchestra sinfonica come usciere, e ha osservato tante cose, quindi questa storia è appunto ispirata in un fatto reale, però lui ha dato questo piccolo twist, ossia ha reso la protagonista afroamericana proprio perché vuole lanciare un messaggio non solo ai bambini, ai genitori di tutto il mondo, dove appunto si dice fate provare tutto ai bambini perché il talento si nasconde in ognuno di noi, ma soprattutto il fatto che appunto tutti possono apprezzare cose nuove, o in questo caso insomma non tanto, però che sono molto belle, come appunto la musica classica. Bene, io invece la domanda che voglio fare a Carlos, riferendomi sempre al suo lavoro, siccome sono sempre molto affascinato dai film d'animazione, è davvero insomma, penso che ci sia una vera passione, perché il tempo per la realizzazione di un'animazione davvero ce n'è bisogno tanto, ecco. Quindi la domanda è, in quanto tempo, visto che dura 5 minuti il cortometraggio d'animazione, in quanto tempo è riuscito a realizzarlo? Carlos, how long did it take for you to make this short film? Because Gianni was telling me that you know, animated films are very hard to make, and there is a lot of work that goes behind it, and he's very fascinated by it. So congratulations to you from the both of us, because it must have been very hard work. And he wanted to know, you know, how long did it take for you to make this? Yeah, well, thank you both. And it took a year and a half to complete this 4-minute long film. Wow. And yes. Un anno e mezzo, Gianni. Hey, infatti. And, yeah. And that's from the process of doing all the pre-production artwork, just figuring out what our characters look like in the backgrounds, and then actually completing the animation, adding sound effects and music. So all of that took about a year and a half to complete. Un anno Congratulations. E mezzo. Bene. Allora, terminiamo con la domanda riguardante la distribuzione, quindi the distribution of film. E riparto dalla Chris, quindi where is the difficult for distribution of your film, la Chris? Ho detto bene? Più o meno. La Chris, can you tell us about the distribution of the film? Was it easy? Is being easy, or is it difficult to distribute films right now? You know, it's. I think a lot of things are coming back. Regarding film festivals, we have been incredibly busy. Film festivals have adjusted and have gone virtual, so in many ways, we're even busier, because now we can connect with each other on a different level and we don't have to physically fly or travel. So we're really busy.
you know, really marketing the film, going to different film festivals. It's been really amazing. As far as content here in general, I think, yes, we are behind in terms of content. When you talk about television and streaming and movies, there definitely has been a big pause, if you will. But I do see a lot of things starting back up again, productions, people are buying and selling, maybe not at the rapid pace they did prior to 2020, but certainly things are moving because now we're coming back and people are still hungry for content. They're still hungry for good stories. Yes. And so I think this is a good time to be a filmmaker right now, a great time to be writing because people are hungry for stories. Okay, thank you for that. Sorry for cutting it short, but our time is ending. Okay, Gianni, la Cris ci spiega che a livello di film festivals stanno andando fortissimo, perché giustamente i festival si sono appunto adeguati, quindi tutto è diventato virtuale e quindi stanno lavorando tanto in questo senso, stanno rendendo visibile questo cortometraggio su tutte le piattaforme, insomma, che dove vengono svolti questi film festival. A livello invece di TV e insomma i soliti canali che prima del 2020 erano molto più rapidi da accedere, molto più veloci, invece le cose sono un po' più lente, però c'è la speranza, insomma, che tutto si possa riprendere di nuovo come era una volta, insomma. Molto bene. E allora rivolgo la stessa domanda anche a Yves. Yves, what about distribution? Well, as I mentioned, originally this was made as a, I didn't mention that part, this was made as a web series. Mm-hmm. And I didn't think that it would live very long as a web series. I thought that the message was more important. And so I've taken the six episodes that we did, and I've created a half hour pilot, and there will be at least 10 more episodes, you know, for her to go through her journey. The one that you saw was about dating, but the other ones are, you know, doing many other things that you do in Manhattan, because Manhattan is the third character there. As far as distribution, I have attorneys taking it to the different streaming places and maybe even network, we'll see. Trying to get a deal made where all of those will be created by them, so I don't have to reshoot it, because then they do it to their taste anyway. Maybe I'll be in it, maybe I won't. I can see a very big star in it, to tell you the truth. It's a wonderful piece for someone that's not working all the time, or is an actress that was an A+, and now because of age, they no longer are as viable. You don't have that in Italy. We have that much more in America, ageism. Yeah. You know? Yeah. So, so as far as distribution, that's the route that I'm going. But I have a lot of film festivals that it's out for. That's probably how you got a hold of it. And it's doing very well. It's got, you know, audience, it's winning audience awards and that type of thing. But it's not the final product. It's just a taste of what's to come. Wonderful, wonderful. Best of luck. Thank you very much. Gianni, Yves ci sta dicendo che praticamente questa sua serie, lei ha girato sei episodi di questa serie ed erano appunto per il web, quindi sì. Era cominciata così e quindi si sta distribuendo sul web, però ecco, Yves adesso sta facendo un passo più avanti. E quindi lei ha creato un pilot di mezz'ora e praticamente questo pilot è stato presentato alle varie aziende che fanno streaming ed è una storia che sicuramente verrà poi rigirata per una star, diciamo, che non è più tanto giovane, che magari è stata famosa nel momento della gioventù
più Florida e che adesso non lavora tanto come prima, e quindi c'è appunto in America questo problema che in Italia non è tanto diffuso, che è quello appunto dell'età, no? Che se una donna attrice raggiunge una certa età, automaticamente è fuori da determinati ruoli, quindi si chiama ageism ed è appunto un problema per tutte le attrici americane e non, però in Italia non si vede tanto. E quindi molto probabilmente Eve può darsi che partecipi nella sua creazione oppure no, però verrà trasformato, insomma, questo suo prodotto, questa sua cosa, in qualcosa di più. Per il momento comunque a livello di Film Festival sta lavorando molto bene. Bene, si dice good luck, giusto? Sì, good luck. Grazie. Allora Carlos, chiudiamo con te, stessa domanda, la distribuzione nel tuo paese, insomma, come sta andando, come funziona, se è facile, se è difficile. Carlos, about your the place you are now, what about distribution? Is it easy or is it a little bit more difficult to distribute your film, your cartoon? I would say it's because of the appeal that the film has, I've had a lot of luck with getting it into film festivals. It's been in over 50 in the last year, so that's been very good, but it's all self-funded. So I'm having to fuel the fire. I just got out of college, so it's like it can be difficult for me to put it in front of the right audiences, especially, you know, with paying all the fees and just seeing which film festivals might be viable for it. But I can say I've had a decent amount of luck with getting it into film festivals. And I would like to eventually create an animated series based off of the film. And that's something that I'm constantly thinking about. But for the moment right now, for the next year, for basically the rest of 2021, I want to get it in front of more audiences. And that's basically my goal right now. But of course, like I said, me being the director and producer, that can be difficult at times. So, but I am very happy to say that it's been in 50 film fests, and I really hope that I can get it into more in the next year. Okay, best of luck to you too. Gianni, ci dice il nostro Carlos che lui praticamente è appena uscito dall'università, quindi per lui è un po' difficile pagare tutte quelle che sono le spese per poter distribuire il suo film. Finora ha partecipato in 50 film festivals e per lui è stato un po' più difficile, insomma, si rivela essere un po' più difficile il fatto di poterlo mostrare a un'audienza un po' più ampia, che non sia quella delle persone che partecipano ai film festival oppure guardano questo genere di programmi. Il suo progetto futuro, ovviamente, insomma, dipenderà da come andranno le cose, è di creare una serie che nasce da questo cartone animato. E per il momento, insomma, lui è il direttore, il produttore del film, quindi lavorerà sodo per poterlo distribuire, però insomma la vede un po' difficile. Quindi... Molto bene. Thank you so much to all for participating. Okay, thank you so much. Ci auguriamo di averli in Italia magari l'anno prossimo. Yes, we would like to see you in Italy. We are officially inviting you all to our land so that we can at least meet in person. Best of luck to everyone and see you soon. Thank you very much. See you soon. Thank you. Pleasure. Goodbye. Bye. Bye. Best of luck. Best of luck. Best of luck to you all as well. Okay. Thank you.